Herdman, il cui vero nome è Herbert J. Solomon, è nato a Brooklyn nell'aprile del 1930 in una famiglia ebraica proveniente dall'Europa dell'Est. Dopo aver iniziato a suonare a 9 anni il clarinetto e in seguito il flauto e il sax tenore, e dopo aver fatto la gavetta negli anni del botto, suonando negli anni 50 con molti nomi di grande livello come Phil Woods, Bobby Jaspar, Buddy Collette, Charlie Rose, con l'avvicinarsi del nuovo decennio inizia una serie di sperimentazioni etniche e sonore rivolte in direzioni molteplici. Il termine ricerca in questo caso va inteso in maniera diversa dalle tensioni delle avanguardie. Si uniscono nel percorso di Herbiman la curiosità per i suoni delle varie regioni del mondo, Brasile, Africa e a più riprese i suoni dell'Europa dell'Est. Lo sviluppo ritmico dei brani in cui la batteria è spesso affiancata da percussioni, l'attenzione melodica e la sonorità penetrante del flauto. Mann è stato di sicuro uno dei musicisti più eclettici e curiosi della storia del jazz. Ha realizzato un disco per solo flauto già nel 1957 ed è stato tra i pochi ad utilizzare nello stesso periodo il clarinetto basso in studio di registrazione. Ha formato l'Herbie Mann Afro Jazz Sextet nel 1959, dove intorno al flauto si muovevano percussioni e vibrafono. Ha registrato un disco di bossa nova jazz in risposta a jazz samba di Stan Getz e Charlie Byrd, suonando con Tom Jobim, Sergio Mendes e Baden Powell, ancor prima del celeberrimo Getz Gilberto. Ha rivisitato canzoni estremamente popolari e celebri standard in una sua maniera anche ruffiana in alcuni casi, ma sempre e sicuramente originale. Ha chiamato nelle sue formazioni, in alcuni casi, scoperto giovani musicisti come Chick Corea o Attila Zoller. Herbie Mann ha seriamente fatto qualunque cosa e il suo contrario. Mann è stato capace anche di andare oltre il jazz per portare negli anni 70 il proprio modo di suonare nel pop e nel rock. Certo, non tutti gli esperimenti fatti o tentati sono da rivalutare a posteriori. In alcuni casi i risultati quantomeno corrono il rischio di una certa pacchianeria, ma resta sempre accesa la curiosità di vedere cosa la miscela può proporre. Basta considerare due esperimenti tentati dallo stesso Mann a distanza di anni e simili per quanto riguarda l'oggetto preso in esame. Vale a dire Impression of the Middle East del 1967 e Eastern European Roots del 2002, l'ultimo disco pubblicato in vita da Mann. Nel primo, le melodie e i colori orientali vengono fusi con le derive ritmiche del Boogaloo e le atmosfere del soul jazz. Il secondo, più riflessivo, più intimo, forse anche perché vicino alle proprie radici originali. Come si afferma spesso, il jazz è un movimento collettivo dove le personalità e gli spunti si sommano, pur mantenendo ognuno la propria identità. Il percorso di Herbie Mann ha disegnato una linea quasi del tutto originale, ha elevato il flauto a strumento solista nel jazz e gli ha offerto una voce peculiare. Questo suo risultato, insieme alla continua voglia di trovare possibilità diverse, gli è stata riconosciuta sin da subito, tanto che già nel 1964 si ritrova a registrare come ospite del trio di Bill Evans in un disco, Nirvana. Dalle chiare reminiscenze colte e dalle atmosfere rarefatte, quasi all'opposto dei suoni e delle ritmiche accattivanti che sono stati recuperati di recente anche dalla lounge music. Herbie Mann è morto nel luglio del 2003 a 73 anni.